Qua c'è un altro negozio, vediamo. A proposito di negozi loschi. Ehi ragazzi, guardatevi attorno se volete, ma non vendo niente, eh? Il contenuto della vetrina è importante per me, quindi insomma, se lo volete, peggio per voi, non vendo niente. Allora tiralo fuori dalla maledetta vetrina. Neku, diamo solo un'occhiata, ok? Non ci serve nulla per adesso, quindi usciamo. L'hai sentito? Non vendo niente. Andiamo. È probabile che ci servirà più avanti questo tizio, però ora no. Qua c'è invece il negozio di ramen. Diamine, al diavolo il concerto. Non posso ringaggiare un altro tecnico. Oh, l'abbiamo trovato. Psst, Neku, l'hai sentito? Già, sembra che abbiamo trovato il nostro uomo. Mi chiedo se sia in sciopero. Ha scelto il noodle bar giusto per nascondersi. Vuoto nel bel mezzo dell'ora di pranzo? Ti dirò, sono un animale da palcoscenico. Non sono il tipo da dietro le quinte, ok? Beh, ricorda figliolo, il futuro è una lavagna vuota e tu sei il gesso. Mmm, buono. Ora mangiati una ciotola di ramen caldo e sorridi. Un po'. Ehi, dove è andato? Ah, non posso competere. I giovani non mangiano più il vecchio ramen il vecchio stile ramen. Neku, il tecnico se n'è appena andato. Cosa? Maledizione. Non mi importa se sarò costretto a trascinarlo alla East. Quanti yen abbiamo noi? Non mi ricordo. 8200. Consuma l'alimento potenziamente il tuo tasso di sincronizzazione 50 circa. Una volta che avrai digerito il combattimento in battaglia, il coraggio aumenterà di 6. Il tuo tasso di sincronia 45%, 30%, 45%. I tuoi PF massimo aumenteranno di 5. Ma per sempre o momentaneo? Non mi ricordo. Comunque io farei uno di questo e uno di questo. Piaci sempre più al venditore, puoi dare un'occhiata a questo noodles istantaneo. Missione. Come lo sblocco? 100 yen. Cavolo, no, non ce l'ho. O meglio, ce le avevo fino a tipo prima. Né col suo partner posso consumare alimenti per potenziare il proprio stato di sincronizzazione e aumentare le altre statistiche. Usa il menu oggetti per consumare alimenti per ogni tipo è necessario un certo numero di byte affinché venga digerito. Consumare alimenti e poi combatte fa bruciare byte e digeriscili per bonus alle statistiche come attacco, difesa e altro. Rifletti bene su cosa mangiare, i personaggi posso digerire soltanto 24 byte al giorno in tempo reale. Tempo reale mio o tempo reale del gioco? Quando la data cambia, questo numero si azzera e saranno pronti da mangiare 24 byte. Va bene. Ah, non posso continuare così. Vorrei potermi rannicchiare e lasciar perdere tutto. Credo che abbia qualche rumore addosso. Wow, alla faccia degli umori negativi. Ora come ora non verrà mai con noi. Sì, lo farà, deve farlo. Sembra così abbattuto. Mi chiedo cosa lo preoccupi. Secondo me sono dei rumori. Quale dei due faceva aumentare cosa? Aspetta. Questo è PF massimi. Questo l'attacco. Io ti direi iniziati ad aumentare un po' l'attacco. Anzi la vita, scusami. Va bene, dobbiamo farli digerire insomma. Mentre Shiki a questo punto, vabbè, facciamole aumentare l'attacco. Il più è che non abbiamo neanche un equipaggiamento a livello di vestiti. Vabbè, per adesso mangiate dai. Ehi, tipo. Sì, aveva veramente un rumore addosso, c'avevo ragione. Ehi, è circondato dai rumori. Hai ragione, sembra posseduto. Diavolo, ora mi sento esausto. Va tutto di male in peggio. Dovremmo eliminare i rumori attorno a lui. Beh, sì, è un'idea. La madonna. No, dai, ha preso quello sbagliato. Andava troppo veloce. È un po'... Allora, c'è da dire che quelli da trascinare a schermo così senza il touch sono un po' difficili da fare. Vabbè, per adesso usiamo questi allora. Proviamo a ricontrollare. Ecco fatto. Andava tutto veloce, non riuscivo più a prenderlo. Oila. Allora, calmo. Non riesco. Ah,
Allora, prendi il lupo. Riesco. Non riesco. Ecco, beviti una di queste. Ok, e l'orsacchiottone è andato. Ha, brutti cretini. Pensavate di potermi colpire? E io ho colpito preventivamente. Prendilo, brava. Più che altro durano poco queste spille. Durano veramente poco. Quanto abbiamo fatto? C, wow. Vabbè, danno però stella. Il tempo ci abbiamo messo troppo. Ci abbiamo messo troppo tempo. Potenziamento della difesa. Simbolo rumori rossi. I rumori flutto attorno al campo scansionato, noti come simboli di rumori stolti. I rumori visibili sono durante la scansione. I rumori gialli sono flutto attorno, simbolo di rumori negativi, buttano giù la persona che stanno possedendo. Ah, ecco. Eh? Cosa sto facendo qui? Oh cavoli, è veramente tardi. Devo tornare alla East. Bene, ora tornerà al lavoro. E quando lo avrà fatto, avremo l'elettricità. Davvero strana comunque la maniera in cui si è ripreso. Già. Pensi che i rumori possano manipolare le menti delle persone? Ma ricordi l'ultima volta? Hanno cancellato le persone che avevano attaccato. Forse sono come i demoni, non tutti sono della stessa stoffa. O forse... Ad ogni modo non fanno del bene. Se troviamo qualcuno posseduto, liberiamolo dai rumori. Ok, capitano altruismo, ricevuto. Forza, torniamo alla East. Il tecnico oramai dovrebbe essere tornato. Beh, direi di sì. Eccoli qua, gli amiconi. Dove diavolo sei stato? Prepara tutto per le prove. Mi dispiace, 777. Che in realtà qualcuno mi ha detto dovrebbe essere 777. Come Triple H che è 3 volte H. Però vabbè, è uguale alla fine, sempre 777. Ma le luci del palco sono rotte. Sono cosa? Come possiamo fare le prove? Anzi, come faremo il concerto? Un tecnico ci sta lavorando su. Ecco perché ero in giro, per prendere un pezzo di cui avevo bisogno. E vai, allora siamo pronti a suonare, eh? Hai preso il pezzo, no? Definisci preso. Idiota, vai a prendere il pezzo, muoviti. Subito. Bene, sono due coglioni. Un altro problema. Ehi, domarigato per aver trovato il tecnico. Prego, ma qualcosa non va. Già, sembra che le nostre luci siano scassate. Il ragazzo è appena andato a prendere il pezzo di ricambio. Ah, è tutto il giorno che urlo. La gola mi fa un male cane. Credo che dovremmo stare al buio per molto altro tempo. Pensi che il tecnico se ne stia occupando? Forse dovremmo andare a controllare. A meno che non lo prendano altri rumori. Più che altro, se a lui fa male la gola, volevo chiedere al tizio qua... Le caramelle per la tosse... Le caramelle per la tosse. Mi dispiace, non sono in vendita. Quella roba non si compra in qualsiasi negozio. Sono, cioè, rarissime, capite? Come osate chiedermi di vendervene una? È la vostra prima visita. Ehi, cioè, se avete una buona ragione potrei forse separarmene. Ma guardatevi, non ce l'avete proprio. Ok, insomma, quando ce lo chiederà il cantante di trovargli qualcosa dovremo tornare qui. Volete superare questa barriera? Allora sconfiggete due di questi, dove posso vedervi. Va bene, due col muso lungo, eh. Eccone uno. Pipistrelli. Vai, Shiki. Fai qualcosa, tu e il tuo gattino. Ho finito i colpi. Dai, muoviti. Scappa. Ce ne sono troppi. Non vedo. Ecco fatto. Ui, quel pipistrello. E siamo saliti di livello.
Il pipistrello c'ha un hitbox un po' strana. Quel pipistrello c'ha un hitbox veramente terribile. Vediamo. Abbiamo ottenuto 100 yen però, aspetta. Possiamo tornare al negozio di ramen. Però, c'è un mago che sta passando. Allora, mi avete detto che ne posso prendere uno solo alla volta, però io mi ricordo che ne posso prendere più insieme. Comunque, è tutto perché ancora non mi posso muovere. Cioè, nel senso, non siamo di livello adeguato, immagino. Neku, qui. Dai, colpiscili! Sto pipistrello di merda c'ha... c'ha veramente una hitbox del culo. Cioè, il pipistrello è grosso così, la hitbox è piccola così. Usiamo questo. Non ho visto, ok. La onda qui e qui. Onda, no, onda, onda. Stella, l'ho vista qui e qui, no, qui. Dove cacchio è? Onda, niente, vabbè, due per, sempre meglio di nulla. Guardalo, è ancora vivo. Come fai a essere ancora vivo? Maledetto pipistrello. E abbiamo ottenuto 100 yen e 500 yen, perfetto. È sempre il tempo che ci mettiamo un sacco. Te, ne ho sconfitti due. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Brava, 5000 yen e la madonna. Aspetta, torniamo un attimo al negozio di ramen allora. Perfetto, missione completata. Oggetto missione, grazie. Tra l'altro che cos'è che aumenta? Io l'ho preso solo perché c'era data la missione. Potenza il tuo tasso del 30%. Avrei digerito combattimento e raggiungere il tasso di sincronizzazione del 100%. Vabbè, scusami. Se costa solo 100 yen a questo punto ne compro anche di più. Siamo al 10% di amicizia. Ehi, guarda, sono Beat e Rhyme. Andiamo a salutarli. Perché? Non siamo a una festa. Ma che rompica... che rompica... Madonna mia, che coglioni. Beat, Rhyme. Ma guarda un po' chi c'è. Ah no, era lui. Arriva cuffiette. Trovate indizi per la missione? No, niente. Ma so che ce la faremo. Dobbiamo soltanto battere il padrone della East, giusto? Ma quindi, a cosa serve questo meme? Cosa? Quale meme? Meme? Che cos'è un meme? Credo che dovremmo aiutare. Possiamo dirglielo, no? Vabbè, ma soltanto perché è Shiki. Meme. Quindi, cos'è un meme? I meme sono parole o idee relative alla missione. Non appena ne vediamo o ne sentiamo uno, ci viene mandato al telefono. Il mio telefono ha la parola blackout. Blackout? Ho appena ricevuto una mail. Hai ragione, è arrivata anche a me. Ma cosa fanno i meme? Servono per l'imprinting. Imprinting? Quindi i meme servono per l'imprinting. Il che vuol dire cosa? Oh, l'imprinting è uno dei poteri della spilla del giocatore. Puoi usarlo per mandare parole nella testa delle altre persone. Ah. La spilla può fare questo. E la missione di oggi invece? Che ne pensate della missione di oggi? Vuoi dire sconfiggere il padrone della East? Ci siamo stati. È buio pesto, non si vede niente. Buio pesto. Questo potrebbe spiegare il meme. Ah già, quando Yo, lascia stare Rhyme, non disturbarti. Cuffiette non si fida di noi in ogni caso. Beat, non fare così. Un problema condiviso è un problema dimezzato, no? Se non ci aiutiamo a vicenda, saremo tutti... potremmo essere... Ah, no, no, no! Non devi preoccuparti. Forza, Rhyme, andiamo! Ah, Beat è ancora arrabbiato. Spero che le cose si sistemino. Perché? Lascialo stare. Basta preoccuparti delle altre persone. Beh, almeno ora sappiamo come imprimere i meme. Rhyme è stata gentile a dircelo. Ma a quale utilità? Beh, cosa dovrei fare? E il tecnico?
Considerate le circostanze, ma no, non servirebbe. Perché quello lì si sta lamentando? Ha l'aria di non riuscire a decidersi. Oh, ehi Neku, perché non proviamo l'imprinting su di lui? Così sapremo che cosa fa. Ok, perché no, facciamo un tentativo. Puoi imprimere meme direttamente nella mente delle persone durante la sequenza di imprinting. Quando la spilla giocatore compare sul cuore di una persona, quella è la tua occasione, tocca la spilla. Si aprirà un campo di scansione e comincerà a leggere i pensieri di quella persona. Tocca di nuovo la spilla del giocatore per selezionare un meme. Il meme che imprimerà influenzerà le azioni di quella persona, usa la fantasia. Ma perché meme? Blackout. Eccola qui. Ah, non importa quel che faccio. Blackout? Blackout? Un blackout, esatto! Prima devo spegnere, credo. Sì, prima devo spegnere e poi... Oh, diamine! Abbiamo confuso quest'uomo per niente. Quel ragazzo starà bene? Beh, ora sappiamo come funziona. La prossima volta penseremo ai dettagli. Ci sarà davvero d'aiuto? Beh, forse. Diamine, che devo fare? Qual era il pezzo di cui ho bisogno? Non posso tornare indietro ora a chiederglielo. Ehi, non è il tecnico. Già, senza speranza come al solito. Neku! Ho capito, provo l'imprinting. Cavolo, che disastro. Qual era il pezzo di cui ho bisogno? Non posso tornare indietro ora a chiederglielo. Ovviamente Blackout non servirà a nulla, però quel tizio saprebbe dirmelo. Quel tizio? E se tornassimo indietro invece? Cioè, digli Blackout non servirebbe a nulla. Allora, qui... Oh, aspetta. Dov'è finito? Non riesco a credere che non sia ancora qui. Quanto ci vorrà mai per rintracciare un piccolo fusibile? L'abbiamo trovata. Un fusibile? È questo che sta cercando il tecnico? Sì, a quanto pare sì. Fusibile. Ehi tecnico, ho trovato la parola che ti serviva. Ecco a te, fusibile. Un fusibile? Il fusibile! Devo sistemare le luci e mi serve un nuovo fusibile per farlo. Ah, che sollievo. Diamine, devo scappare. Inutile come al solito sto tizio. Devo sbrigarmi. E se ne va. Forse adesso comprerà il pezzo. O forse non lo farà. Faremo meglio seguirlo. Seguirlo in che direzione però? Dobbiamo tornare di qua. Un altro negozio. Dovrei vedere il coraggio di Shiki. Allora, Neku ha coraggio 18. Coraggio 113, la miseria. Shiki però ancora... Ah no, non neanche io. Non abbiamo ancora digerito. Sai cosa? Magari combatto un attimino qualcuno. Giusto per digerire. A Neku servono ancora due tacche per digerire. Lei ancora tre. Maialino. Quello lo dobbiamo prendere assolutamente. Quello non si lascia mai fermo. Perfetto, distrutto. Vediamo. Abbiamo ottenuto 5.000 yen e il grado stella. Vediamo se ha comprato il fusibile. Io dico di no, visto che il tipo dice ancora dove è finito. Guarda, è appena andato dentro. Andiamo. Dal tipo quello scorbutico? Grazie, mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai. Wow. Ah, finalmente ha comprato quel che gli serviva. Ora forse potremmo avere un po' di luce. Dovremmo tornare indietro anche noi. Meno male. Voglio dire, ce l'ha fatta, dai. Basta perdere tempo. Aspetta, aspetta. Ho il pezzo. Era ora, dannazione. Ora sistema le luci. Sì. Ora dovrebbero funzionare. Finalmente possiamo vederci qualcosa. Già, andiamo. A lui però non faceva male la gola? Vabbè, ormai. È ancora tutto buio. Eccoli là, tutti e due. Come sta andando? Questo dovrebbe funzionare. Riparato?
Sì, prova a usare l'interruttore. Ok, vediamo. Male, la corrente se n'è andata di nuovo. Cosa? Perché? Pensavo che l'avessi sistemata. Cosa c'è adesso? Non lo so, forse il problema non era il fusibile. Aspetta, c'è qualcosa qui dentro. Eh? Sta arrivando, preparati. Boss fight? Gruppo di pipistrelli. Oh, dove sono? Non possiamo combatterlo al buio. Aia, che dolore. Dobbiamo fuggire. Non si scappa, eh? Beh, grazie al culo. Bene o male, lo vedo solo al buio, ma non possiamo fare nulla. Eccolo! L'abbiamo preso, ma non lo vedo. Aia, che dolore! Eccolo! È una battaglia impari. Ma dove stai? E niente, non prende danno lo stronzo, eh. Aia, che dolore. Non si può scappare, che devo fare? Non lo posso colpire, non lo possiamo fare niente. A meno che non devo caricare la sincro. Ma il punto è... come facciamo a sincronizzarci se non lo possiamo neanche colpire? Ah! Benissimo, tocca a noi. Pipistrellone trovato, eh? Come sempre però la hitbox va ai cazzi suoi, vero? Benissimo, è di nuovo tutto buio. Dobbiamo mandare Shiki di sopra. E come però? Bravissima ragazza. Bravissima. Ok. Se solo vedessimo la hitbox, sarebbe perfetto. Allora, più questo, no, e questo. Poi il più qua e qua, no, qua. Perfetto. Questo, questo qua. Poi qua, no, qui, qui. Non lo vedo, eccolo. Questo. Perfetto, due per uno. Dai, un po' di danno l'abbiamo fatto. Non riesco a colpirlo. Ha un hitbox penosa. Aia, che dolore. Perché non c'ha un hitbox decente? Non posso colpirlo finché è lì appeso. Oh, calmo. Le croci. Beccati. Beviti una Pepsi. Ed è di nuovo buio. Fantastico. Dov'è? Here it comes. Oh. Yeah. How fast.
Perfetto, brava Shiki. Dov'è andata? Perché è andata via? Perché è andata? Aia, che male. Non lo becco. Vai. Non ho capito perché prima sei scesa. Perfetto, più luce possibile. Oh, finalmente. Distrutto. Ci abbiamo messo troppo, secondo me. Graduesi, vabbè. Potenziamento attacco. Ossa velenose. Una volta che spezza difesa dei nemici, inizio della battaglia. E abbiamo ottenuto un altro di quelli rossi. Cavolo, ho preso un colpo. Ma era il padrone, no? Credo di sì. No. No, il timer funziona ancora. Starai scherzando? Allora dov'è il padrone? No, non c'è più tempo. Non mollate proprio adesso, yo. Ecco il vostro padrone. Ah, quello dorato. Bravi ragazzi. Beat Rhyme. Yo, sembra che ce l'abbiate fatta. Ce l'abbiamo. Già, il timer adesso è scomparso. Missione completata. Ma sono così confusa. Funziona? Sei sicuro? Sì, le luci dovrebbero funzionare adesso. Ok, vado a chiamare gli altri. Sembra che adesso abbiano da lavorare. Questo posto sta per riempirsi. Dovremmo uscire adesso. Oh, allora non basta eliminare il grande pipistrello. Ops, per fortuna siete arrivati voi due. Vi siamo debitori. Ragazzi, avreste dovuto raccogliere più informazioni, yo. Sto parlando con te, cuffiette. Cosa c'è, Rhyme? Basta fare il duro, Beat. Neanche noi avevamo molte informazioni. Non avresti trovato il pipistrello dorato se non fosse stato per loro. E sai perché? Fammi indovinare, perché prima dovevamo eliminare il pipistrellone dorato. Ah! Sì, certo, ora ti comporti come se avessi tutte le risposte. Ma prima stavi sclerando. Un po' come te, Beat. Ah, da che parte stai, io? Almeno ho finito il lavoro, no? Beh, sì. Ehi, ti ho sentito, io. Chi ti ha dato il permesso di ridere di me? Guardate, il concerto sta per cominciare. Aspetta. Che c'è adesso? Come mai potevamo parlare con lui? Intendo con 777. Perché è un demone. Cosa? Il signor Anekoma ce l'aveva spiegato. Hai dimenticato? Ora ascoltate. Questa Shibuya non è la vostra Shibuya. È la Shibuya del compositore, che utilizza i demoni per far funzionare il gioco. Non importa cosa succede, le persone non vi vedranno, non vi sentiranno e di conseguenza non vi aiuteranno. Il partner è l'unico che può tenervi in vita. Così saremo invisibili. Solo quelli coinvolti nel gioco possono vedervi. Cioè, giocatori, demoni e tu? Esatto. Ma perché sono in questo stupido gioco? Tutti i giocatori arrivano al PS e al PR per lo stesso motivo. E ognuno deve dare impegno come biglietto d'ingresso a ciò che ritiene più importante. Ciò che ritiene più importante. E lo riavremo mai indietro? Se vincerete. Altrimenti, perderete il vostro biglietto d'ingresso per sempre e... beh, il vostro diritto di esistere. È vero, ha detto che solo i demoni e gli altri giocatori possono vederci. Quindi siamo da soli. Secondo te... era Rhyme? Secondo te ce la faremo? Ce la faremo! Ah, era lui. È che continuando a spostare le visuali così non so chi parla. A qualsiasi costo. Pensavo fosse lui. Pensi di essere all'altezza, cuffiette? Ehi, lo sai, siamo davvero una buona squadra. Da domani che ne dite se lavoriamo insieme? Oggi siamo sopravvissuti soltanto grazie al lavoro di squadra. Sono d'accordo. È ciò che non ci uccide e ci fortifica. Se Rhyme è d'accordo, allora lo sono anch'io. Qualche obiezione, Neku? Come potrei? Non so ancora niente sul PS.
o su di me o sui demoni. Tutto ciò che so è che questi ragazzi non sono i miei nemici. Ehi, Neku, ricorda ciò che ha detto il signor Anekoma. Fidati del tuo partner, lo ricordo, e ora capisco il perché. Di cos'altro potrei fidarmi? Soprattutto in una Shibuya rovesciata come questa. Basta che non mi rallentiate. E vai, è deciso! Pronti per il lavoro di squadra? Oggi 6 giocatori sono stati eliminati, sir. 6? Santo cielo! Questo ci fa superare la boa del 50%, un intero giorno prima del previsto. Allora Higashizawa sta lavorando bene. Sì, sir. Questo chiude il rapporto di oggi. Domani abbiamo la nostra consueta riunione. Stessa ora di sempre, sir. Va bene, buon lavoro. Qualcosa non va, sir? No, no, è solo che ho l'impressione che il gioco di domani sarà molto divertente. Terzo giorno completato. Who to trust? Chapter closed.